Dunque, le sorgenti del campo magnetico sono di due tipi, le correnti elettriche normali, diciamo tra virgolette, e i campi elettrici variabili. Io direi piuttosto i flussi elettrici variabili, perché si può avere un flusso elettrico variabile anche con un campo elettrico costante. Questo disegno mostra come i flussi elettrici variabili generano i campi induzione magnetica. Qui abbiamo un campo elettrico uniforme nello spazio, ma crescente nel tempo. Infatti c'è scritto E aumenta, quindi immaginiamo prima soltanto, per esempio, quattro linee del campo elettrico e che poi diventano sette linee. Allora, questo aumento del flusso elettrico attraverso queste linee L genera il campo induzione magnetica dalle linee circolari. Più dettagliatamente, prendiamo una di queste linee, per esempio quella più interna. Ora è attraversata da 5 linee del campo elettrico, magari prima era attraversata soltanto da 3 linee. Attraverso la superficie delimitata da questa linea immaginaria L, fluisce questo campo elettrico e quindi fa un flusso positivo se orientiamo questa linea in senso antiorario. E dunque la superficie che racchiude quella linea è orientata convenzionalmente verso l'alto, quindi questo flusso del campo elettrico esce dalla faccia positiva di questa superficie e quindi è un flusso positivo. Questo flusso non rimane costante ma aumenta e l'aumento del flusso elettrico è la corrente di spostamento che va verso l'alto. Questa corrente di spostamento genera un campo B lungo la linea immaginaria che abbiamo scelto. Un campo B che corre lungo quella linea e quindi fa una circuitazione non nulla. In quest'altra figura invece c'è il caso in cui il campo elettrico diminuisce di intensità. Consideriamo sempre la linea più interna, attraverso la quale, cioè attraverso la superficie racchiusa da questa linea, attraverso questa superficie diminuisce il flusso del campo elettrico. Quindi c'è una corrente di spostamento verso il basso, che corrisponde alla diminuzione del flusso elettrico. Questa corrente di spostamento verso il basso genera un campo B sulla linea che avevamo scelto, questa più interna, campo B che stavolta però gira nel verso opposto, secondo la regola della mano destra, la prima regola della mano destra. Come anche prima, sempre secondo la prima regola della mano destra, il campo B ruotava in senso antiorario, adesso ruota in senso orario, perché la corrente di spostamento è rivolta verso il basso.